God Save the Wine, speciale 150 anni di Firenze Capitale. Ricorre il prossimo anno questa grandissima ricorrenza della storia d'Italia di Firenze. Siamo qui con il vice sindaco della nostra città, una città che non si finisce mai di scoprire. È vero, e questa sala è uno dei luoghi che porta di più i segni di Firenze Capitale, la sala del Parlamento. È bello pensare, anche se non sappiamo quanto sia leggenda e quanto realtà, che qui si trovassero i parlamentari la mattina magari a far colazione prima di salire su nel Parlamento di Palazzo Vecchio. Firenze è straordinaria e ha molti molti luoghi che è bello vedere così riutilizzati dalla valorizzazione dei prodotti del territorio, della nostra ricchezza culturale, della nostra cultura materiale che parla di noi in tutto il mondo. God Save the Wine, ospite di l'Hotel Bernini, ormai ci conosciamo dalla consuetudine, però quest'anno è un Natale speciale perché anticipa tutto questo tricolore e i 150 anni Firenze Capitale. Com'è il legame fra Bernini e Firenze Capitale? Esatto, questo è il palazzo che già nel 1865 ospitava i membri del Parlamento. Il Parlamento era appunto nel Palazzo Vecchio, proprio qui adiacente, quindi è un palazzo che respira la storia del Regno d'Italia. E noi abbiamo cercato di restituire lo splendore che merita questa sala proprio per questa occasione. È stata rinnovata e completamente restaurata. Si parla tanto di Expo a Milano, però ecco, visto che sono qua per l'Expo, un salto nelle capitali d'Italia vorranno fare. Noi ce l'auguriamo che di riflesso questo Expo, con tutti questi visitatori previsti, comunque si propaghi fino a raggiungere Firenze. Quale migliore occasione per visitare una città come Firenze? Grazie mille direttore, buona serata.